Vabbè, io me ne vado. Allora, facciamo gli gnocchi di Rocca Fluvione. Di Rocca Fluvione, di montagna. Di montagna. Buoni. Gnocchi di montagna. Vediamo, illustraci gli ingredienti. Ingredienti, vai. Porcini. Porcini. Questi l'avete trovati voi? Sì, a Rocca Fluvione. A Rocca Fluvione. Poi? Pomodorini. Pomodorini. Di Lavasso di Civitella del Tronto, sempre qua vicino. Beh, beh, beh. Questo? La rugola. Rucola. Poi l'aglio e il peperoncino. Aglio e peperoncino che non si vede. Peperoncino. Attento, peperoncino. Tutto questo peperoncino ci mettiamo? Perché noi ci piace molto piccante. Piccante, va bene, va bene. E un po' di pepe alla fine ci va pure. Un po' di pepe ci va. Va bene. E scaglie di parmigiano. E scaglie di parmigiano. Dopo che prendo dopo. Va bene, vai. Andiamo a preparare il sughetto. Ok, facciamo il sugo. Mettiamo l'olio. Olio. QB. Quanto basta, a noi ci piace con l'olio. Sì, siamo in 6. Ah, queste sono porzioni da 6, già. Tra cui anche due mangiatori. Esatto. E uno a dieta, ma... Ecco. È una finta dieta. Io non lo faccio tanto soffriggere l'aglio, butto insieme... Eccola là, altra tecnica. Aglio intero. Aglio intero, sì, perché poi va tolto. Io perché lo taglio, mi piace. No, però con i porcini va messo intero, Mauro, perché poi bisogna toglierlo. Va bene. Io lo Ognuno ha la sua tecnica, non voglio dire niente. Dai, l'aglio tritato nei porcini. Questi sono i porcini. Questi sono i porcini che mo butto insieme, non faccio tutto. E facciamo cuocere un pochetto, aggiungendo pure un po' d'acqua, perché sennò si attaccano. Certo. I porcini sono congelati, ovviamente, in questi tempi, trovati freschi. Non è stato possibile. Però un bel po' di porcini, Sei Siamo persone. In 6. Già. Va bene. Ecco, poi io inizio a soffriggere. E ora soffrigge. Il piccone prima. Mentre il sugo cuoce, io vado a cavare le patate, che serviranno per fare gnocchi. Così mi sembravi un serial killer. Mamma mia, nel giardino le patate. Ce ne vuole un po' di tempo, un attimo. Sembra un film horror, più che una ricetta. Mo prendo anche il cane, no? No. Ma senti, le devi far crescere. Una patata, cuoca? Oh. Arrivo. Ma basterà, no? Ci saranno, diranno, questa è una Così delle... Cosiddetto chilometro zero. Oh, ci fai gli gnocchi. Esatto. Brava. Le patate servono anche per fare gli Seconda gnocchi. Seconda patata, un altro chilometro zero. Vai, senti, andiamo a cucinare. Ce l'abbiamo, dopo questa scena mi devo... Ora, prima di mettere i pomodorini, una spruzzatina di vino bianco. Oh, vediamo. Qui stanno facendo i porcini, guarda là. Sì, sì, un profumo. Stanno facendo a vicenda. Sei meglio della Parodi oggi. Decisamente. E quindi dopo mettiamo... E quindi buttiamo i pomodorini. Dell'orto. Certo, lo stesso orto dove abbiamo preso le patate, no? Sì, lo stesso. Chilometro zero. Oh, adesso li facciamo cuocere un altro. Metri. Devono stare un pochino. Poi quasi alla fine buttiamo la pietra. Nel frattempo si è visto che Carla ha già preparato le patate. Sì. E le sta facendo raffreddare. Quante patate hai messo? Un chilo di patate, un chilo di farina e uno o due uova, perché io gli gnocchi li voglio e molto due duri. Uova. Farina e uova sono già pronti, sì. Gnocchi molto duri, sì. Per sei persone? Sei persone che mangiano. Abbondanti, sì. Qui ci sono altre persone che aspettano. Noi ce le siamo mangiati. Ma ora sono quasi pronti. Guarda lì. Quasi pronti. E buttiamo la rucola, eccola qui, e anche il peperoncino. E il peperoncino, sì. Il peperoncino ce lo metti così intero. Sì, intero. Perché dovete sapere che la cuoca è della provincia di Teramo, quindi il peperoncino come se piovesse. Esatto. E fra un po' spegno. E poi spegniamo e alla fine ci mettiamo gli gnocchi con le scaglie di parmigiano. Le scaglie di parmigiano che andranno a coprire. Passiamo agli gnocchi. Va bene, che cosa facciamo? Un chilo di farina. Un chilo di gnocchi. No, un chilo di patate, un chilo di farina e due uova. Patate, farina e due uova. E ora vediamo quanto è brava Carla. Buttiamo la farina sulle patate. Certo. Ma sei sicura che per sei persone?
No, forse un po' di più. Di più, semmai però anche avanzano. Sì, ma siamo. Sono sei persone che mangiano, a parte le donne. Tu ne che mangi poco, quindi. Io mangio il giusto. Sì. Mettiamo un pochino di sale. Sai che le vere cuoche riescono a rompere un uovo con una mano sola, Carla? È inutile che ridi. Eppure io sono una vera cuoca. Lo so. Al 90%. Ammassiamo. Un pizzico di sale. Di sale. Yes, sveliamo tutti i trucchi. Nessun segreto. E ci abbiamo l'impasto. No, non gliel'abbiamo... Là, nella fontanella. Sì. L'uovo ci va perché rende lo gnocco un po' più duro, parecchi non lo mettono, anzi forse la ricetta originaria l'uovo non ci va messo, ma io ce lo metto perché aiuta a stringere. Aiuta a stringere, poi allarga nella pancia. Ecco, adesso iniziamo con le mani, per un po'. Ah, lo gnocco quindi... Lo gnocco, diciamo che l'uovo è un aiuto in più, perché non va l'uovo. Diciamo che come quasi tutte le ricette teramane sono un po' più pesantine ma più buone. Sicuramente va. Gianluca si sta facendo un caffè, si sta scaccolando. E va bene, qui ammassiamo e poi vedremo al lavoro. E adesso ammassiamo. Poi facciamo vedere il risultato fine, ma ci va anche un po' d'acqua poi mentre ammassiamo? Sì, vediamo prima se sarà... Se occorre, intanto iniziamo così, poi piano piano ci va un po' d'acqua, anche altra farina, a volte se ne tira anche un po' di più di un chilo. Ok, si dà una giustatina di acqua e farina. Esatto. Però tu lo fai piuttosto duro. Sì, piuttosto duro. Va bene. Allora, che cosa stai facendo adesso? Abbiamo finito di ammassare. Esatto. Guarda che palla. Sempre per sei persone. Per sei persone, però un attimo, inquadriamo una delle sei persone che mangerà. Questa è una delle sei persone che mangerà, quindi avete capito il perché delle quantità. Bene, è anche esperto di gnocchi. Bene. Oh, ora si iniziano a fare gli gnocchi. Sì. Oh, adesso posso intervenire anche io come aiuto? Aiuto cuoca, finalmente abbiamo un aiuto cuoca. Facciamo gli gnocchi belli cicciotti qua, mica sì. Lo gnocchetto. Vabbè, poi piano piano c'è l'aiuto cuoca. Da lì, a quattro mani. L'altra volta. Esatto, manualità mille. Lì. Questi ricordiamo che nella ricetta ci sono state aggiunte anche due uova. Un pizzico di sale. Tanto per ribadire la leggerezza del piatto. Molto piceno teramano, fra il sugo piceno e lo gnocco un po' più teramano. Tanto il resto sarà uguale. Va bene questa grandezza? Sì, va benissimo. E quindi poi fai così, no? Esatto. Grandezza di un dito. Le uniamo insieme. Ah. Così con questo che si fa proprio. Giusto. Con la mannaietta, tanto esatto. Per rimanere in tema di film horror. Un po' quindi sul grandino. Sì. Questo è un po' più fino. Ok, adesso. Così continuiamo. Perfetto. E si continua. Mettiamo. Allora, sta per bollire l'acqua, qua Carla con l'aiuto cuoca Antonella ha fatto un lavoraccio, guardate qua che hanno combinato. Abbiamo qua quasi tutto. Finito già. Diranno che sono magari troppo grossi, ma ci piacciono così. A noi ci piacciono grandi. Vediamo, non so. Belli gnocchi. Grandi e belli. Belli. Tosti. Oh, buoni, buoni. Adesso appena bolle l'acqua mettiamo il sale e poi buttiamo giù. E buttiamo. Appena rivengono su sono pronti. Ma adesso andiamo a buttare questa marea di gnocchi. Considerando tutti quelli che mangeranno, guardate in quattro mani ecco il macello. Ci si butta anche un po' d'olio per un po' d'olio, farli... per non farli come i cuochi inglesi, okay. Bravi. Okay. Pensavate che erano solo quelli gli gnocchi, invece no, guarda qua, guarda là, queste sei persone, vero? Sì. Sì. Bene, questa è una bella dieta, dieta mediterranea. Oh, io una iettata, aiuto. Guardate lì, due cuoche provette, guardate che cuoche. Rischiamo di... Insomma,
Dosi ridotte, okay. Ce n'è per tutti. Ok, gnocchi sono stati. Adesso. Eccoli qua, guarda che figliolanza. Che meraviglia, che il meraviglia. Gnocco è tornato su, quindi è cotto. È cotto, brava. E lo scoliamo. E ora scoliamo e mettiamo nella padellona. Sì. Insieme ai porcini, rucola, pomodorini e scaglie di parmigiano. Scaglie di parmigiano che Antonella andrà a grattare adesso. Che lavori. Proprio i lavori di una volta, delle nonne. Noi donne moderne. E infatti oggi è il giorno della festa vostra, festa della donna, e le mettiamo al lavoro. È giusto così. Per cui adesso è quasi pronto. Non ci resta che mettere a tavola. Che diciamo? Oddio, non mi ricordo più. Niente. È buona furia, diciamo.